Con l'architetto Vito Nicola Cavallo, assessore al turismo, al marketing territoriale e alla promozione della ceramica, chi meglio di lui potrà rispondere in nome dell'amministrazione sulla questione dei murales che in questi giorni stanno apparendo su alcune pareti di edifici grottagliesi. Innanzitutto, assessore, una domanda che molti si fanno: l'amministrazione era a conoscenza di questo evento e ha in qualche modo contribuito con l'organizzazione di questa serie di dipinti? Allora, evidentemente l'amministrazione era a conoscenza, in quanto io, oltre ad essere assessore al marketing della ceramica, sono assessore all'arredo urbano. E praticamente noi abbiamo avuto contatti con Angelo Milano, io e l'assessore Santori in particolar modo, che ci ha rappresentato questo tipo di performance artistica da fare all'interno della nostra città. E io e Luciano Santoro avevamo dato la nostra disponibilità anche a dare un contributo, però in effetti, data la particolarità dell'intervento, il contributo che ci veniva richiesto era quanto, diciamo, consistente. Quindi diciamo che non abbiamo trovato l'accordo, tra virgolette, sulla somma e in più sui luoghi dove andare ad inserire questi tipi di interventi. Quindi da parte mia e da parte dell'assessore Santoro c'era tutta la volontà di voler comunque sostenere questa iniziativa. Per quanto riguarda il decoro, cioè noi abbiamo dei regolamenti pure nel centro storico col famoso piano Cervellati, però non possiamo equiparare questo tipo di intervento, diciamo, ad un intervento di tipo fisso, costante e perpetuo. Quindi è una performance che durerà 1, 2 mesi, 3 mesi, per cui poi sicuramente si potranno rimuovere, riportando, diciamo, alla situazione originaria le pareti dove ci sono stati questi interventi. Io personalmente, come architetto, la ritengo un'iniziativa validissima, anche perché sta riscuotendo parecchio successo, perché proprio al nostro sportello turistico stanno arrivando tante telefonate per informarsi su questo tipo di intervento. Poi non capisco lo scandalo di questo tipo di iniziative. Diciamo che a Grottaglie si è già verificata una cosa del genere, non perché lo voglio dire perché l'ho fatto io, ma nel 1999 all'interno del quartiere Ceramica, nel vecchio Agora Zen, fu fatto un murales di 25 metri per 4 e nessuno, diciamo, ebbe a scandalizzarsi o a creare problemi del genere. Ecco, quello che in realtà fa discutere più di qualcheduno non è tanto l'opera d'arte in sé, che come tutte le opere d'arte può piacere o meno, ma appunto il fatto che almeno il famoso gallo in mutande si affacci sul castello episcopio, in qualche modo viene visto quasi come una violazione appunto del centro storico. Ci giungono notizie che anche nel centro storico vero e proprio stanno decorando, sono già state decorate alcune opere. Quindi allo stato non è ancora definito se queste opere rimarranno per molto tempo, se verranno rimosse una volta terminato questo festival, il Fame Festival, che ricordiamo dovrebbe svolgersi il 20 settembre. Allora, io voglio ricordare anche a me stesso che la prima opera fatta da uno di questi artisti, da Ethos, su via San Francesco de Geronimo, che a me sembra il volto di San Francesco de Geronimo, è da più di un anno che persiste su quella facciata e nessuno mi sembra che si sia scandalizzato più di tanto. L'effetto gallo è quello che, diciamo, è stato più visto e da questo punto di vista proprio dai turisti, da chi ci passa più spesso, e, diciamo, ha creato polemiche. Io voglio ricordare che anni fa un grosso artista ha, diciamo, incelofanato la Bundestag, il Parlamento tedesco, lo ricoprì di lenzuola bianche e non mi è sembrato che c'è stato, diciamo, uno scandalo così eccessivo. Quindi che questa performance abbia creato discussione di interesse all'interno della città e non solo, penso che sia un fatto sicuramente positivo. È chiaro che con il tempo potrà o non potrà rimanere, ne potremmo discutere, però per il momento io sono dell'avviso che possa rimanere per qualche tempo per attirare pure una certa attenzione da parte dei turisti, perché non dimentichiamo che Grottaglie, e in particolar modo se Studio Cromie è venuto qui a Grottaglie a fare questo tipo di performance, perché a livello internazionale ormai Grottaglie è conosciuta e fa scuola, diciamo.
Ecco, quello che in qualche modo possiamo anche chiedersi, rifacendosi a quello che diceva, al di là dell'attenzione che queste opere possono suscitare fuori grottaglie, perché è bene ricordarlo, non parliamo di ragazzi armati di bombolette, ma parliamo di artisti veri e propri, riconosciuti anche a livello internazionale, quindi sicuramente possono richiamare, diciamo così, un certo pubblico interessato a queste opere. Però mi chiedevo anche quanto queste opere, appunto, che colpiscono l'immaginazione visiva, ripeto, il Gallo, ma non solo, possono aiutare, diciamo così, i grottagliesi a una maggiore attenzione anche al panorama e ai beni che hanno sotto gli occhi e che magari a volte possono sfuggire perché siamo così abituati a vederli tutti i giorni, insomma. Io dico che questo tipo di intervento scatena due tipi di discorsi. Prima di tutto, quella atavica voglia di noi esseri umani da piccoli di imbrattare comunque una parete, penso che sarà capitato a tutti, sicuramente è un fatto che ci riporta alla nostra memoria. Per quanto riguarda il fatto di educare l'architettura e quindi al bello dei grottagliesi, non è un fatto negativo, perché se noi volessimo anche insieme a lei girare un po' grottaglie, vedremmo quante cose veramente orrende sono all'interno della nostra città. Anche, diciamo, alcune opere di architettura per alcune persone sono un obbrobrio, o ci sono delle stravaganze, tipo degli edifici che sono a via Madonna di Pompei, sono invece dei momenti, diciamo, per poter stimolare e far conoscere alla città certi tipi di interventi sulle facciate. Voglio ricordare che negli anni 70 i primi architetti che arrivarono a Grottaglie inventarono le fioriere, tutte le signore vollero non tanto l'elemento in ceramica per le fioriere, ma le famose fioriere in cemento armato, che furono le prime fatte nel mondo dell'architettura. Quindi sicuramente da stimolo a poter in qualche modo rendere più belle le proprie facciate delle case. Ecco, anche questo, diciamo, ritorniamo al famigerato Gallo, che è quello che un po' ha colpito tutti, anche perché, appunto, dicevamo, insiste in un luogo molto visibile e caratteristico. Lei ha, come dire, un polso della situazione. I ceramisti, per esempio, lo vivono come un qualche cosa di positivo, come una specie di offesa, una provocazione? Che sensazioni ha, che notizie? Io non credo che sia un'offesa, anche perché se vedete il video che sta su internet, è stato proprio un ceramista a dare una mano a far realizzare questo tipo di intervento. I ceramisti chiaramente non credono che siano contrari, sono certo che non lo vorranno lì in perpetuo, vorranno che poi in qualche modo sia rimosso, però il fatto che proprio in questi giorni sono stato realizzato un altro dipinto proprio vicino alla fontana di via Crispi, e i ceramisti non si sono opposti, non hanno creato i problemi, dà la sensazione che gli stessi non sono poi così contrari a questo tipo di forma di arte, anche perché artisti lo sono anche loro, insomma. Quindi, insomma, concludendo, possiamo dire a coloro che non hanno apprezzato di avere un po' di pazienza, perché sono opere comunque transitorie, a coloro che li hanno apprezzati magari di affrettarsi a ridargli un'occhiata e a gustarseli, perché non rimarranno lì per sempre. Il 20 settembre ci sarà l'exploit, diciamo, di questo tipo di intervento, quindi invito tanti turisti che su Grottaglie in Rete avranno modo di vedere questa intervista e di conoscere questo tipo di intervento, venire numerosi qui a Grottaglie ad assistere a questo tipo di performance artistica. Ecco, un'ultima domanda: sappiamo che in Consiglio Comunale spesso ci sono diverse anime, nell'appoggiare questa manifestazione, questa scelta sicuramente coraggiosa e che credo era prevedibile suscitasse un po' di polemiche e di domande, eravate tutti compatti, ci sono state diverse scuole di pensiero? Mi rendo conto che è una domanda un po' particolare, ma insomma. Non è una domanda particolare, onestamente, dato il periodo estivo non abbiamo avuto la possibilità di incontrarci, però penso di non svelare un segreto che, ad esempio, con alcuni dirigenti del PD, che sono, diciamo, il partito di maggioranza, c'è stata una condivisione sulla realizzazione dell'intervento. È chiaro che c'è stato qualcuno che non la vede in questo modo, e d'altronde è democratico che ciò avvenga, però, diciamo, l'esponente più importante del Partito Democratico, dal segretario Massimo Serio allo stesso vice segretario provinciale Luciano Santoro, hanno ritenuto che sia un'iniziativa da appoggiare, anche se in un limite di tempo, e quindi praticamente per tale ritenerla una performance artistica che nel suo tempo deve concludersi. Bene, ringraziamo l'architetto e assessore Vito Nicola Cavallo per la disponibilità, e allora diamo appuntamento a tutti, favorevoli e contrari, al 20 settembre, per vedere che cosa succederà. Grazie.